Sono figlia di nessuno, nel senso che la società quando io nacqui non c'era, o non c'era per tutti i figli dell'uomo. E nascendo senza società o bontà io stessa, in certo senso non nacqui nemmeno. Tutto ciò che vidi e seppi fu illusorio, come i sogni della notte che all'alba svaniscono, e così fu per quelli che mi stavano intorno. Non importa così dove nacqui e come vissi fino agli anni 13, età cui risalgono questi scritti e confuse composizioni. So che un certo giorno mi guardai intorno e vidi che anche il mondo nasceva. Nascevano montagne, acqua, nuvole, livide figure. Il luogo dove questo accadeva era la città di un borbone. Il tempo, quello in cui un borbone, forse ultimo, giaceva sommerso sotto il piede del giovane secolo attuale. Io nacqui dunque la vita in questa strettoia. Come popolo giallorosso, figlia di popolo tale, mi trovavo sotto il peso di questo secolo che mi era per natura estraneo. Volevo dire la mia parola di popoluccio iberico, ma soffocavo sotto questo secolo estraneo. E inoltre la lingua mancavano i mezzi più atti alla lingua, appunto l'istruzione. Mi feci coraggio, tuttavia, e di quella lingua raccogliticcia di un popolo dominato da un presente a esso estraneo e da un futuro più estraneo ancora, mi feci la penna che mi era possibile farmi, una stricciola colorata, tremante, villana e nello stesso tempo intinta come era nel buio presente, non poco vuota e cupa. Sì, mandava per ora dei suoni cupi. Non facevo che disegnare e scrivere. Disegnare e scrivere e smaltivo in ciò il mio terrore. E perché ero terrorizzata? De che? Ma poter dire. Anzitutto mi accorgevo di vivere e intuivo quanto questo vivere fosse tremendo. In secondo luogo sentivo che in questo vivere vi era del buono. E in questo buono era l'età giovanile, presto mi sarebbe stata tolta. Inoltre capivo che ciò che veniva avanti, l'avvenire dell'uomo, così come si presentava, non era preferibile alla morte. Frattanto, come dissi, pioveva sempre, il vento gridava, e in quei momenti io provavo una felicità che sentivo bisognava fissare presto in una qualche espressione al fine di ritrovarla domani, quando non vi sarebbe stata altra realtà. Buonasera a tutti, sono Marta Barone, questo è l'incipit del porto di Toledo di Anna Maria Ortese, che se aprite al sottotitolo dice che è una memoria immaginata, sognata. Diciamo che fin da questo primo libro di cui parleremo più tardi, con cui ho deciso di esordire, vediamo subito tantissime caratteristiche della scrittura di Ortese e della personalità di Ortese, della sua poetica. Solitudine, consapevolezza della propria solitudine e il fatto di essere autodidatta. Infatti, Anna Maria Ortese poco frequentò la scuola, soprattutto per gli spostamenti del padre, che era un impiegato della procura. Quali sono questi primi anni invisibili? Sono quelli di Roma, dove è nata nel 14, poi per 5 anni il padre è stato in guerra e in una famiglia numerosa è nata di 6 bambini più una nonna che era con loro, e poi dopo la guerra e il ritorno del padre ci sono stati diversi spostamenti, sono stati anche in Libia per tantissimo tempo, a Tripoli, fino appunto ai 13 anni, quando poi si trasferiscono a Napoli per un periodo un po' più lungo. E già qui, già in questo periodo, diciamo così, iniziano a sorgere quelli che saranno poi i temi fondamentali di Ortese. Il suo tema fondamentale, il suo tema principe, diciamo così, sicuramente è quello dell'esule, che chiaramente si forma in queste situazioni di precarietà. Lo sradicamento, la sensazione di non appartenere a nessun posto davvero e che nessun posto davvero ti voglia.
Altra cosa importante, il posto in qualche modo risponde al tuo desiderio, al tuo non esserci davvero. E questa sensazione continua di esilio, a parte per il fatto che lei si sposterà per tutta la vita, accompagnerà tutta la sua scrittura. Ma ci torneremo. Al ritorno dalla Libia, come avete sentito, Anna Malortese ha ormai 13 anni, ormai è quasi adolescente, e comincia a prendere consapevolezza di ciò che le sta intorno. Ha delle epifanie che poi descriverà in Corpo Celeste, attribuendole al fanciullo che vede tutto per la prima volta, che è in qualche modo il suo alter ego, il suo portavoce. Il fanciullo è l'immagine di Anna Maria Ortese nello scritto. Quindi questa percezione comincia a farle vedere tante cose che poi diventeranno suoi motivi. Innanzitutto lo scorrere del tempo. La prima vera consapevolezza è l'impressione fortissima dello scorrere del tempo guardando l'acqua che scorre sotto la nave, e si rende conto la ragazzina improvvisamente che non è mai la stessa, è sempre un'acqua diversa quella che ricopre l'onda successiva. E questa immagine la colpisce violentemente, rimarrà a lungo, la ricorderà. Quindi, in questo scorrere del tempo, il suo mistero, un ignoto che è dietro invisibile, un invisibile che impregna ciò che noi vediamo reale da dietro e che forse è più importante, forse ha più significato. Non è una visione mistica, non in questo momento, è proprio una visione di significato delle cose, di senso in sé. Ed è per questo che lo spazio del sogno, dell'irreale, della visione, a un certo punto nel porto di Toledo lei rifiuta il reale, la realtà, cioè mentre discute come ho detto, il porto di Toledo è la storia della la sua autobiografia resa e immaginata. A un certo punto lei si confronta con il suo mentore e riconosce che il reale le interessa di meno dell'irreale. Bisognerà creare un nuovo creato che passerà attraverso la scrittura, appunto. Questo spazio, appunto, prende una dimensione così forte che poi occuperà anche lo spazio della sua saggistica, per esempio. C'è un libro che molto spesso viene dimenticato, che è La lente scura, che è una raccolta di suoi reportage molto belli, che vengono da ogni dove, dalla Russia, da Genova. Sempre c'è il tema della sua sperdutezza, delle case che in cui deve abitare, quindi sempre il tema dell'esule è molto forte, però tutto prende appunto questa dimensione nuova di straniamento. Shklovsky diceva, per esempio, che lo straniamento è quando Tolstoj ci fa riflettere su come vive un cavallo, mostrandoci in un racconto la visione del cavallo e le sue sofferenze. Lo straniamento è questo, girare il cristallo in modo che tu possa guardare attraverso quel cristallo in un altro modo, in un altro pezzo del prisma. E Anna Maria Ortese lo fa continuamente. Quindi lavora tantissimo, per esempio,
su luce, colori, anche nel tessuto della memoria, in un modo che in qualche modo ricorda anche Nabokov. In questo sono molto molto simili. Probabilmente loro si sarebbero odiati, sicuramente Nabokov avrebbe odiato Ortese, ma in questo in realtà sono due maestri paralleli, forse i più grandi maestri del Novecento, su luce e colore. E non è una cosa così irrilevante come sembra, perché è veramente il tessuto della loro scrittura. All'inizio la sua prosa estremamente barocca, quella che compare nella prima raccolta di racconti che adesso è stata poi integrata con altri successivi, Angelici Dolori. Lei è molto giovane, sono gli anni 30, viene notata da Massimo Bontempelli, che trova questo libro incredibile, pur con le sue ingenuità, lo pubblica, viene subito ovviamente stroncata da un critico che non ce l'aveva in particolare con il libro, ce l'aveva con Bontempelli. Visto che considerava Ortese una protetta di Bontempelli, allora ha attaccato il libro. In realtà era anche facile, perché era un libro veramente strano. I racconti sono appunto portati verso questo visionario assoluto che supera di gran lunga il realismo magico, anche linguisticamente. Si parla molto poco della prosa, delle particolarità della prosa di Ortese, che però in realtà è uno dei dettagli fondamentali per capire perché è così strana e così spesso difficile da accettare per i lettori. Perché lei applica costantemente lo straniamento anche alla frase stessa, cioè lei decostruisce le frasi, sposta gli aggettivi in punti diversi da dove dovrebbero essere, sposta i verbi, combina spesso, poi leggerò degli esempi, ma per far vedere appunto come questi effetti molto spesso creano frasi assolutamente uniche, che sono proprio dello stile di Ortese. Quindi questo viene spesso preso per appunto barocchismo confusionario, quando invece in realtà la scrittura di Ortese è di una precisione incredibile. Nonostante appunto questo suo immaginario fortissimo che pervade tutto e colora tutto della sua visione, diciamo così. Essendo una grande scrittrice, Ortese non si fa sfuggire un dettaglio, appunto sui colori, sulla luce è di grandissima precisione e noi possiamo vedere, anche se sono colori che ci appaiono strani, che ci appaiono nuovi, vedere con grandissima precisione ciò di cui si sta parlando. Per esempio, quando incontra Don Milani, senza mai nominarlo, lo descrive in una maniera che ci rimane talmente impressa che lo ricordi poi con ancora più profondità di altre descrizioni meno, come dire, fantasticate. Lo paragona, per esempio, a un giovane soldato dell'Armata Rossa, proprio per la sua impostazione, per la sua durezza, per la sua severità, diciamo così, che sono immagini che di solito non ci vengono date su Don Milani. Questo per dire che anche appunto nel reportage c'è questo occhio particolare, questo prisma particolare. Appunto. Quindi anche in Angelici del Dolore, nonostante sia tutto in tessuto di onirico, ogni particolare viene restituito, al limite viene trasfigurato, e quindi nella descrizione di casi, oggetti, esseri umani, nella sfumatura di un gesto, di un sentimento, Anna Maria Ortese è sempre straordinariamente precisa, perché molto spesso il gesto, come ben sappiamo, dà più
della spiegazione di quel gesto ci dice più della persona che ci sta agendo di fronte di uno spiegone, una narrazione della sua personalità. E questo le lo applica costantemente. Un altro grande tema che si intreccia agli altri, ma domina gli altri, insieme a quello dell'esilio, e senza ombra di dubbio la compassione, proprio nel senso primo di patire con. È una compassione molto difficile da accettare, perché non è una compassione patetica, non è una compassione che cerca la consolazione e quindi potrebbe anche infastidire talvolta. Per esempio, i poveri. Anna Maria Ortese parla continuamente dei poveri in molti dei suoi racconti, riflette sui poveri nei saggi di Corpo Celeste o di altre cose. Sono sempre descritti con grandissima violenza, in realtà linguistica, con furore, con disperazione, che ovviamente non implicano che non ci sia compassione, anzi, è ben chiaro, e lei lo rende ben chiaro, che quell'abbruttimento in cui vivono, quella loro ferocia, è una diretta conseguenza delle condizioni feroci in cui si sono trovati, e per l'ingiustizia terrificante che sta dietro a quelle condizioni. Per esempio, due descrizioni molto violente dei poveri di Napoli sono: sia nel mare non bagna Napoli, quando lei va a visitare i granili, che sono praticamente, erano questi palazzi borbonici che poi erano stati abbandonati, erano stati occupati dai senza tetto, e vengono descritti come questo infinito alveare dall'incubo, sembra veramente un'allucinazione alla Nolan, lunghissimi corridoi, in condizioni spaventevoli di sporcizie, di urla, di miseria totale, cioè di miseria sia umana che spirituale, sia fisica che spirituale. E dire che queste persone vivono in condizioni bestiali è quasi eufemistico, no? E lei si limita a descrivere, guidata da questa donna che abita lì, che anche lei è un essere un po' a metà tra i tre mondi, anche lei vagamente allucinata, e ogni porta in questo alveare si apre su una nuova immagine di disperazione, di orrore, su un nuovo incubo in un certo senso. E poi ci sono i due racconti dell'infanta sepolta, che sono dedicati ai bassi di Napoli quando lei vi ha abitato, subito dopo la guerra, da sola, dove le descrizioni sono veramente terribili e suscitano altrettanta disperazione, perché ci troviamo di fronte all'abominio di queste creature e all'abominio in cui queste creature, soprattutto le donne, sono costrette a vivere, fino a diventare appunto abominevoli anche loro. E quello però che vorrei sottolineare è che leggi questi racconti e soffri fisicamente, ma non è con disprezzo che Ortese li guarda, appunto con compassione, con rabbia trattenuta per loro.
A volte gridata, perché Ortese a volte grida contro una specie di Dio non nominato o forse verso l'umanità tutta. Perché è permesso questo? Perché è dato che queste persone possano vivere in questo dolore? Lo fa di fronte al crepescio del debole, dell'innocente, che spesso incarna in delle specie di persone animali o animali veri e propri, come nel caso di Alonso e Visionari, dove c'è questo puma magico che però appunto rappresenta l'innocenza calpestata. Lì è un simbolo veramente aperto. Oppure nell'Iguana, un libro più celebre, dove c'è questa creatura mezza donna, mezza iguana, che fa da serva in quest'isola, dove arriva questo signorotto milanese che vorrebbe sposarla, e non racconto poi cosa succede, ma appunto la sua condizione in qualche modo è impossibile da risolvere, da salvare. Peraltro, Manganelli, Giorgio Manganelli, quando lesse l'Iguana, disse che spazzava via interi scaffali di biblioteche che forse avrebbero fatto meglio nel corso degli ultimi 10 anni a discutere di meno chi fosse meglio tra Moravia e Bassani e leggere l'Iguana. Quindi anche Giorgio Manganelli, che era piuttosto pedantino, diciamo, dà questa patente di capolavoro all'Iguana e riconosce, ovviamente adesso per una questione di tempistica avrei voluto anche leggervi un estratto di quel capitolo, ma non c'è tempo, riconosce comunque il genio di Ortese e le sue qualità assolutamente uniche, cioè riconosce la sua stranezza assoluta nel panorama italiano, una stella separata nel panorama italiano, cosa che peraltro anche paga nella vita reale, diciamo così. Altri deboli sono appunto sempre i poveri, ma nella versione dell'esule, diciamo. Quindi, per esempio, in Angelici Dolori sono stati poi messi dei racconti ambientati a Milano, per esempio quello su Masa e suo fratello Alberto, che raccontano di questi due figli di un operaio morto che devono cambiare casa e che sono stati spezzati da un incontro, peraltro con un comunista in teoria, quindi che ha fatto credere a Masa di essere amata e poi diciamo non è stato così, è andato via. Soprattutto questo tema emerge in un racconto particolare di grandissima bellezza, questo immigrato arriva a Milano e viene ospitato da un altro immigrato arrivato da molto più tempo che si è già milanesizzato e quindi lo disprezza, lo tratta malissimo. Allora decide di fuggire. C'è questa descrizione agghiacciante della periferia milanese e lui che si ritrova improvvisamente sperduto, cioè diventa improvvisamente l'emblema della sperdutezza di tutti quegli immigrati che Anna Maria Ortese aveva incontrato in centrale a Milano, di tutti quei poveri che lei aveva visto, di tutti quei tersi. Aveva nella testa una confusione più grande del solito, cui cercava di reagire guardando intorno, ma più guardava intorno e più la sua confusione cresceva. Quelle case, quel fumo, quel silenzio, quella luce appena dorata che nasceva tra i cartelloni pubblicitari e la nebbia che gli avvolgeva i piedi, le mani rosse e gonfie, ma soprattutto quelle forme geometriche, quel silenzio, si levavano nella sua mente come un muro dal significato, chiuso, assolutamente oscuro, incomprensibile. Sapeva di certo solo una cosa: che tutte queste cose crescevano
di attimo in attimo al di sopra di lui, nonostante lui non lo accettavano, non lo assorbivano, non lo innalzavano come avevano fatto col Filippone, cioè quello che lo ospitava, ma lo schiacciavano. Lui era una cosa diversa da queste cose e perciò queste cose non lo assorbivano, ma lo schiacciavano. Ma cos'era lui? Mentre camminava in fretta, benché non ce ne fosse bisogno, verso il fondo della strada, gli parve che una luce gli attraversasse la testa. Ma come sempre non durò più di un attimo. I poveri non hanno possibilità della comprensione perché non hanno mai avuto i mezzi intellettuali nella vita che hanno condotto, che sono stati costretti a condurre. Non durò più di un attimo, e scomparendo gli portò via quella speranza di capire il suo rapporto con la città, con la vita. Di tanto in tanto, come suggerita da chissà chi, questa possibilità di capire si presentava, e subito, come soffocata dalla nebbia in cui giaceva tutto il suo essere, spariva. Però quello che gli rimaneva era una sensazione di sollievo, come se dentro quel capire ci fosse stato il fulmine. Aveva la vaga sensazione che il giorno che avesse capito sarebbe stato un giorno terribile. E la luce, obliqua e giallastra del giorno, cresceva sempre più, e cresceva un rumore indistinto, come sotterraneo, di cui non si poteva calcolare da che parte giungesse. Era dovunque, come il freddo, la paura, la fame, le tempeste solari. Era la nuova vita degli uomini, la vita dei paesi e delle metropoli, la vita di tutto l'universo umano, da cui lui era escluso, perché... Ma da dove viene tutto questo rumore? Si disse. E poi, che fanno? A che scopo? E perché non mi vedono? Perché non hanno occhi? Io non ho più voce per farmi capire, né mani. Perché muoio? Perché sono escluso? Perché? Cominciò a correre, ridendo del suo riso strano, con le labbra aperte e sui denti serrati, il riso del cane, lungo quel muro che non finiva mai, illuminato da una luce bieca, radente, nascosta. Questo grido dell'esclusione e anche di Anna Maria Ortese stessa, che non trova mai spazio per abitare, riflette spesso su questa dimensione, sul fatto che tutto lo spazio sia posseduto da altri, dagli altri, e che le persone non abbiano la possibilità della dignità, proprio perché questo spazio è già stato sequestrato dai ricchi, diciamo così. E case sorgono case sempre più belle, affitti altissimi, dove noi non potremo mai entrare, mai, mai, mai. E da dove, mi domandavo ancora, quelli che entrano in possesso di queste case prendono i soldi per pagare questi affitti altissimi? Anche qui mistero, c'è Kierkegaard, c'è angoscia. Una cosa però non era mistero, anzi era chiarissima, che il territorio italiano non era di tutti gli italiani, ma praticamente di un solo gruppetto che l'aveva ricevuto in eredità dal nonno. E così milioni di persone vivevano in casa da altri e dormivano nel letto da altri. Mangiavano alla tavola da altri, se prendevano il fresco era sotto l'albero di un altro. Cerca di immaginare dove possa trovare uno spazio l'uomo libero. Teoricamente solo un lancio negli spazi celesti, con l'obbligo di non fermarsi mai in nessun luogo, avrebbe potuto risolvere il dramma del povero o il suo. Io ho preferito non parlare troppo della biografia perché preferivo parlare della scrittura. Comunque lei ha condotto una vita appunto molto dura, spesso con la sorella, abitando con la sorella, spesso in case molto difficili, piene di rumore, il porto di Toledo, lo racconta in Corpo Celeste, è stato molto rovinato nella sua seconda parte dal fatto di lavorare con continui lavori di manutenzione della casa, di muratori vicino. È stata spesso in difficoltà economica molto grande perché i suoi libri non venivano ristampati, finché c'è stato quel premio Strega per Poveri e Semplici, che è un romanzo che lei stessa riconosce come un libretto facile scritto per guadagnare qualcosa. Grazie a Cernice, appunto, vince il premio Strega e
riesce a riparare qualche danno economico e sempre grazie ai suoi amici riceverà poi i bacchelli, il sostegno, perché ormai viverà pallo è sempre in una situazione vicina alla povertà, molto vicina alla povertà, con una sorella molto malata. E il successo arriva per lei solo col Cardillo addolorato nel 93, un altro libro in cui, peraltro, nonostante sia abbastanza diverso dagli altri, c'è una figuretta animalesca, in un certo senso, che rappresenta l'innocenza ferita, come in Amor si visionario, che è immediatamente successivo. A questo punto la mistica dell'innocente è diventata totalizzante, cioè è diventato il suo tema, cioè per lei è la cosa più importante, sia nella scrittura che nella pratica della vita. E a quel punto viene anche un po' economicamente salvata dal fatto che il Cardillo vende abbastanza e i suoi libri iniziano a venire a essere ripresi da Delphi, che poi ne curerà le edizioni nuove, che adesso sono effettivamente tutte pubblicate da Delphi. È stato ripubblicato da poco nella versione degli Adelphi, tascabile a nostri visionari. Insomma, sta sopravvivendo per fortuna. Vorrei tornare un momento però al porto di Toledo, proprio perché è una chiave fondamentale per la sua scrittura, e qui soprattutto che si trovano quelle frasi invertite, tipo compaiono i fanciullini a maggio sugli accesi balconi, che è più, sembra quasi più poesia che prosa, per dire. Questo è appunto: ora tutto è passato, le cose là si quietarono, non so perché ne riparlo, eccetera. Ma questo non sapevo dire. È tutto scritto in questo modo. Allora, questo libro qui è veramente difficile. E la sua vita, è letteralmente la sua vita fino a un certo punto, dovrebbe essere quindi il suo libro autobiografico, la vita nella Napoli che diventa Toledo, perché diventa tutto con nomi ispanici, forse ispirato al cognome della madre, che di origine aveva qualcosa di ispanico nel cognome, e la morte dei fratelli marinai negli anni 30, che portò lutto e disperazione nella casa, l'instabilità della famiglia, la religiosità della madre, il padre che vagava, eccetera, eccetera. Personaggi che poi rientrano, cioè non rientrano mai reali, ma ricompariranno in vari racconti, sempre anche la nonna, la Libia, senza mai essere nominata precisamente la Libia, se non sbaglio. Tutto in apparizioni, come queste case bucate, fatiscenti, dove a volte vivono, diventano la casa completamente bizzarra, dove questa ragazza vive ed è accolta, cioè sembra che sia una specie di collegio dove Apo e Apa, che sarebbero i genitori, sono gli adulti. La casa bucata ritorna anche in un racconto dell'infanzia sepolta su questo zio, non a caso marinaio magico, che di notte diventa il mare. Quindi ci sono tutti questi riferimenti all'infanzia, ma sono sempre molto vaghi, non c'è mai un reale ricordo biografico pratico, come per esempio potremmo trovare in Ginzburg. Quindi chiaramente cose molto pesanti, anche come la morte di due fratelli e la scoperta della scrittura. Quindi ci sono anche i suoi primi racconti, che li chiama rendiconti, tutte le parole sono trasfigurate. La scrittura diventa espressività, i racconti diventano rendiconti, cioè c'è tutta una specie di moltiplicazione del vocabolario che si trasforma e rende, i marine vengono chiamati marinai, non i marine, i marine. Napoli diventa Toledo, i genitori diventano Apo e Apa. Tutto cambia, compreso il suo nome, compreso il nome degli amici, lei stessa assume diversi nomi simbolici, forse no, semplicemente diversi nomi nel corso della storia, nel corso della sua maturazione.
e della sua, appunto, della sua costruzione di scrittrice come autodidatta, degli incontri con altri personaggi. Lei sarà realistica soltanto nel racconto di Marlon Bagna Napoli, in cui parla di, appunto, del rincontro con alcuni compagni, come Luigi Compagnone, altri membri del Partito Comunista Napoletano, eccetera, in cui li descrive per quello che sono, oddio, l'autore di Mistero Napoletano, adesso mi sfugge. Comunque, lì è estremamente realistica, fin troppo, infatti, venne abbastanza ostracizzata poi dagli autori napoletani dopo quel ritratto che era abbastanza impietoso. Quindi, appunto, questa è la storia di un'infanzia e di un'adolescenza. Come ho già detto, il linguaggio è trasfigurato completamente. Il tono è subito virato al fantastico, al miraggio, al mistico. La realtà, come ho già detto, viene appunto rifiutata, viene rifiutata come borbonica e quindi appunto bisogna ricreare, per questo è un mondo ricreato, cioè lei applica proprio strettamente quello che in qualche modo afferma poeticamente ed esplicitamente nel romanzo. Questo è un libro di grandezza smisurata, proprio perché è un'operazione così potente, così forte, credo provata e tentata da pochi nella letteratura italiana e forse nella letteratura mondiale, se non nelle distopie forse. E con questi personaggi di sogno ma molto di carne allo stesso tempo, con la sua sfida al tempo, il fatto di in qualche modo volerlo bloccare, voler salvare tutto dal tempo, il suo mistero insondabile che rimane insondabile, e questo è meraviglioso, le sue descrizioni che perdono tutti i confini conosciuti. E ti fanno perdere tutti i tuoi parametri, tutto quello su cui ti sei sempre basato per la realtà e per la lettura. E questa scrittura pazzesca che cerca vette quasi impossibili, quasi violente, di trasformazione, e che piega e modella la memoria a misura di un incanto che è, in un certo senso, l'essenza stessa della vita. E questa è la grandezza di una donna che ha dovuto molto lottare per essere la scrittrice che voleva essere, ma il suo genio è riuscito a, in qualche modo, salvarla dalla crudeltà del mondo, o meglio, salvare le sue opere e darle a noi. Grazie a tutti.